Salve a tutti, una giornata tradizionale a Kyoto. Oggi sono qua con Giappo Tour Premium e vivrete insieme a noi una giornata qui a Kyoto all'insegna della cultura tradizionale giapponese. Partiamo con la cerimonia del tè, la vestizione del kimono, il ryokan e la cena tradizionale e alla fine finiamo la giornata nel futon. Andiamo! Partiamo con la cerimonia del tè oggi, siamo già stati cambiati, ora faccio fare anche a me, Francesca. È kimono interessante questo qui, sì. Sì. Questa è la famosa katana vera. Date una katana generale, scusate. Prego, prego, prego. Se no ce l'hai il generale, la katana, bene, per i ragazzi. Questa è quella dei bimbi. Questo qui è Vashizaki, è quello piccolino. Questa è la katana. La katana vera. Quello, quello piccolo è il tanto. Il tanto, dov'è il tanto? Quello lì, sì. Guarda che il celuai non lo usavano qualche decennio, qualche secolo fa col kimono. Non va bene. No, un pochino più alto, mano aperta. Mano aperta. Questo giardino ha 140 anni. Ok, quella è l'acqua per gli dei, per le divinità. Quella. È la dea Ben Ten, è il produttore della casa, quindi se voi volete, quando passate, fate un mai lì. Cioè, so. Questo è come si fa. Quindi in quel modo poi si prega e poi... Esatto. Eh? Ah, guarda che c'è bello qui, eh. Quello è Hina Ningyo, cioè? So. Ai. Ecco, vedete, questo è... Anche qui c'entrano solo 5 persone. E questo qui è quello che spiegava prima, no? Il fatto che la porticina sia piccola. Domani quando andiamo a Kanazawa, nella sala, nella casa di Nomura, che è una casa di samurai, c'è più o meno la stessa cosa, ma aperta, senza questa porticina qui. E questa, massimo anche qui 5 persone. È una roba da mangiare. Anko desu ka? Sakura? Ai. Non so. Se non lo apre non lo sa. Ok. O il tè o la crema, non lo sa, sono tanti gusti. Vabbè, mangialo, se no ti tagliano la mano. No, è buono. È buono. No, che gusto è? È marrone? Marrone scuro? E il mio arancione? Sakura, questo è Sakura. So. Ah, questo è il ciliegio, questo qua, viola. L'altro invece è marmellata di fagioli, tanto sempre quello. Oppure tè. Questo rosino è ciliegio.
forte, è forte, è forte. È quel di Min Tommaso. Ecco. Buono. A che epoca? Ok, adesso andiamo giù e ci tolgono il kimono. Siamo arrivati adesso a Ryokan, tra poco andremo a cena. Intanto vi faccio vedere la mia camera per stasera. Ryokan che è in centro a Kyoto, questo vabbè è un po' moderno, un po' non moderno, insomma un po' tradizionale diciamo. Questo vabbè è il bagno, qui abbiamo la stanza dove faccio il... dove mi sono fatto la doccia, ecco questa qui è la doccia piccolina. Poi abbiamo il lavandino con, vabbè, il lavandino, insomma, questo è il lavandino. E poi abbiamo il frigorifero. Adesso entriamo in camera, scusate un po' la confusione, e vi chiedete dov'è il letto. Il letto non c'è, perché il letto me lo mettono dopo, mentre siamo a cena. Qui abbiamo il futon, è qui praticamente, il letto tradizionale è il futon. Questo si chiama Hoshire ed è l'armadio, diciamo. Eccolo qua. Quindi qui dentro c'è il letto. Quando siamo a cena, poi mentre saremo a cena a mangiare, vedete anche la cena, ci saranno sistemati. Di qua invece che c'è sempre un altro Hoshire, vediamo. Ah qui, sì, sempre un altro Hoshire con le coperte. Bene, per quanto riguarda la camera direi che siamo a posto, bellissimo il quadro. E adesso andiamo un attimo di sotto e vi faccio vedere anche com'è Ryokan. Giù nella hall c'è anche questa composizione, insomma, abbastanza bella. C'è anche ci sono anche le terme, c'è anche il bagno pubblico, che però ovviamente non posso andare a riprendere. È diviso per uomini e per donne e si deve portare dalla camera come tutti i Ryokan. Vedete, adesso sono vestito in yukata perché è l'abito tradizionale, però ogni volta che venite in un posto del genere c'è un armadio simile a questo in cui c'è il yukata, la cintura, a volte c'è anche una sopraveste, però oggi non la trovo. Guardate qui il particolare per nascondere, insomma, il condizionatore, per, come dire, non rovinare l'atmosfera. Sono venuto nella hall che tra un po' mangiamo, guarda bello qui. Adesso è un po' buio, si vede male, guarda bello che qua, con l'antenna tradizionale. E poi questo stage qua in cui c'è appunto col genitore, vedete, con figure tradizionali, col genitore, qui credo, eccolo infatti, guarda il genitore, eccolo qua. La smoking room, è scritto proprio grande, smoking room, proprio grande. E poi questa è la tradizionale, vediamo qui che c'è, andiamo di qua, ah vedi qui c'è simile il ponte. Ah, qui c'è quello delle donne, questo è il bagno pubblico delle donne. Qua, vabbè, il bagno, un'altra sala mobile, un altro ascensore. Qui sono delle altre camere, bello qui, eh. Ah, questo è un altro salone, guarda che bel vaso che c'è qua. Adesso scendo di sotto e andiamo dove appunto facciamo la cena, almeno in sottoterra, B1. C'è anche l'ombrellino tradizionale qui nella hall. Questo è complicato, però guarda bella questa geisha qui. Ah, questa è l'iscrizione, bello. E questo è il pannello con tutto il recap dell'albergo, con le camere, le varie stanze, eccetera. Adesso siamo sottoterra, Royal Hall, noi siamo Matsu. Take, bambù, noi siamo il pino. Bagno degli uomini, cioè la terme degli uomini. Ahi, eccolo qua, già potuto, siamo arrivati. Ahi. Ma sei una ragazza di oggi. Ma che bello.
Faccio io il filmato, la settimana prossima ci va. No, lo sto facendo, la settimana prossima è online questo. Onore al divino Tommaso. Grazie mille. Vai. Perché te, così bello dove l'hai trovato te? Non mi andava questo qua, ero troppo. Vedi? 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 Anche lei già diverso. Anche lei già avete diverso. Solo voi mancavate? No, manca Paolo e... Ah, Paolo e Francesco. Siamo distanti, vedi, qui c'è cioè, la convivialità della distanza. Vedi. Paolo e Francesca. Ah, Alberto Angela. Massimo. Cioè abbiamo Paolo Francesca e Alberto e Angela, quindi Paolo e Francesca e Alberto Angela. Cominciamo dal crudo, dal solito di stagione, il sukiyaki, che la carne si prende e si butta qui dentro, e questo qua, che non so che è, come sempre. E poi abbiamo quest'altro che non so che... No, questo... Ah, qui dentro c'è il bambù, che è di stagione. Il bambù è quello sotto quei fagioli, ok? Ah, mangi, forza. Alla vita mangia, forza. E poi la signora porta il mioga con... vogliamo brindare nel frattempo? Bene. Abbiamo brindisi. Campai, auguri. Yakimono. Ok. Questo è un pesce cotto, è un pesce grigliato. Vai, senti. Che c'è il tempura? Maledizione. Oh, buono, bello quel tempura. Poi, come ha detto Alessandro, ha uno champagne. No, quelle è Yuba. Tre cose sono. Non lo so, ma quelle lì è dango di qualcosa. Chiara, assaggi te, Stasera sei la modella, vai. No, io no. Vai. Dai, sì, dai, vai. Lei c'è la vegetariana, lei non mangia. No, fai la vegetariana. No, vai. Dai, poi non ti rompo più. Si mangia tutto crudo qua. Sì, però puoi prendere il wasabi, che è qui, metterlo nella salsa di soia, e poi, oppure cominciare da quello. Aspetta che la facciamo. Wasabi è lì, sì, wasabi è lì. Se lo vuoi, insomma. Questo è buono, questo è molto buono col pesce, anche questo qua, Buon appetito. Il pesce è buono, dai. Vediamo che è questo qui, questo vedi, guarda, c'è. Cos'è quella cosa? Boh, non lo so. Non ho idea di che sia. Ma questo è dolce. La vita mangia. Lo devi mangiare. Devo mangiare. Si tagliano le mani, se no. Come... Crudo, vabbè. Quello lì è tonno. Aspetta. Divino, così? Sì, vai. Allora, io seguo i consigli del divino. Divino Telma. Allora, il fiorellino non lo mangio. Buono. È molto grasso, senti, è la parte grassa del tonno. Buono. Qui intanto cuoce con la diavolina giapponese. E va. Allora, questa che ha portato è la salsa per il tempura. Ma da? Ah, un incumo, ok, la cara hanno acide. Ok, ha detto che questo qui bisogna girarlo un pochino, capito? Prima di andare a letto, passeggiata a Kiyamachi con i ciliegi in fiore. Allora, bello che è. Proprio tutto il pacchetto del... cultura giapponese di aprile e del periodo della fioritura. Bello, eh? Che bello, eh? Yamashi. Ed eccoci qua alla fine del video. È arrivata la sera. Ora vado a letto, computer tutto quanto, buttato tutto intero, domattina andiamo via, questo compreso. E niente, è stata una bella serata, c'è poco da fare. Piaciuta a tutti, adesso mi metto giù e faccio il commento finale al video. È un po' che non dormivo nel futon, adesso ho anche la televisione di qua, ma oggi stasera non l'accendo. Bellissima serata, è piaciuta a tutti, e bellissima giornata soprattutto, è piaciuta veramente a tutti quanti perché... proprio uno spaccato totale oggi della cultura giapponese. Abbiamo fatto la cerimonia del tè, la vestizione del kimono, la cena tradizionale, l'esperienza in ryokan,
le terme, insomma il centro, il bagno pubblico che è qui sotto, i ciliegi che sono in fiore qui a Kyoto, quindi veramente perfette. È una giornata che è piaciuta a tutti quanti oggi, appunto. Siamo stati anche a Fushiminari, tra l'altro Fushiminari è un po', però è un po' pieno di persone comunque, questo purtroppo se venite in Giappone in questo periodo, nel periodo della fioritura, è facile che trovate molte persone. Adesso vado a letto, domani andiamo a Kanazawa, una città tra l'altro che mi piace moltissimo, quindi niente, è stata una lunga giornata anche per tutti, diciamo, i spostamenti, farli quadrare, perché accompagna un gruppo, un tour del genere, non è propriamente facilissimo. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi aspetto in Giappone con Giappo Tour, che sia Premium, Reiwa, Donda, che quelli che accompagno io ci sono scritti, c'è scritto con Tommaso in Giappone, quindi grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video in Giappone. Ciao!